Mi Buonasera. guarda male, mi guarda male perché gli dico le cose, non gli piace quello che gli dico. Che non mi piace. Che ti ho detto? Sbrigati, in ascensore, Sbrigati, ma mi sta a sbrigati che mettere tardi, i chiavi in sbrigati. tasca, ma mi darà il tempo. Corri, Sì, corri, corri, corri. Madonna mia, c'è un tax wheeler. Cioè, l'acqua è calda, ragazzi, pensate il caldo che fa. Tanto io di frigo non la bevo. Allora, bentornato al nuovo video Svuota la spesa. Oggi saremo abbastanza rapidi perché le cose sono tante e abbiamo un po' di figli da recuperare. Per la precisione, abbiamo Irene, Giona e Fabrizio che stanno al cinema e Vivian che stacca alle 10 nello stesso centro commerciale del cinema. Quindi abbiamo una recuperazione generale di un sacco di figli da portare da qualche parte. Chi è Quindi, che no, tocca le buste della spesa? il gatto si stava grattando Sta addosso. rumoreggiando il gatto e abbiamo comprato sia spesa alimentare, quello poco che mancava, e poi siamo andati in un megastore di quelli cinesi, si può dire, non si offende nessuno perché di No, sono fatto sono cinesi. cinesi, per cui sono cinesi. Non è E colpa nostra. abbiamo comprato un po' di cosine, anche abbiamo fatto pure il festival della mutanda perché ci Sì. siamo comprati tutti le mutande nuove. Allora, partiamo, Ve le mostriamo con piacere. Abbiamo gelato e ghiaccio là Allora, dentro abbiamo comprato un pacco di ghiaccio da un per chilo fare le granite. triturato, già triturato perché i famosi sciroppi, quelli che disgraziatamente avevano il 30% in meno di zuccheri e non se n'era accorto, li vogliamo utilizzare per le granite perché fa buio, luce, Cioè, c'ha tu passi qui, dei questa luce è accesa, problemi. vedi? Ah, no, accendi, Accendo. sì, amore, sì, è buio proprio. Quindi per fare le nostre belle granatine tipo grattachecca abbiamo comprato lo spazio nel freezer c'era perché i gelati sono scomparsi. In questi Chissà perché i giorni. gelati escono da soli, vanno a fare passeggiate e non Allora, il tornano. primo imputato è mio figlio, manco a dirlo. Poi vabbè, noi due pure, mo c'è pure Fabrizio. Ale! Via i ghiaccioli che se ne vanno. Madonna mia. Madonna sua, va bene. Veloce, Dai, che amore! veloce, Dai, via. pomodori! Tipo San Marzano, questi mi piacciono, pure a rondelline, nelle insalate, sono spettacolari. Questo è il pane, sono panini all'olio, niente di che. Ho fatto scorta per oggi e domani, oggi è sabato, domani ancora abbiamo i ragazzi, quindi succhi di fruttace per Giona. Come lui. Giona giovedì va in ferie col papà, Meno male, così 9 spendiamo di giorni meno. va in ferie, che dici? Spendiamo Così spendiamo di meno. de meno. Ma devo dire che Giona, Dio lo benedica, pesche pelose, le pesche. Questo E lei come sta bene, va Gabriel, proprio Gabriel, ciao che volevo bambini. ricordare che Gabriel si chiama come Gabriel Ormar Battistuta, Dai, quindi grande. per noi è un grande onore. Grande, grande. L'uomo dell'estate barbuto si è ricomprato l'estate. Ma una bella ste pesche, io ho Questo una caldo parte come fame. niente. Ho una fame, ragazze, che il signore dei panini lì del panificio. Ma guardato, che c'è, signore? Sono esaurita, guardi, ho una fame. Me dà un pezzettino di pizza, me lo mette nel conto. Le regalo una pizzetta. Mi ha regalato la pizzina bianca. Buona. Buonissima. No, mamma, veramente stavo morendo. Mozzarelle, quadripack da 100 grammi ciascuna, in offerta 2,99, fattorie degli Alburni. La proviamo. Scade 24 agosto, tanto non c'è via. C'era una buonissima offerta della Centrale del Latte di Roma, parzialmente scremato, 89 centesimi al litro. È un prezzo veramente buono perché la marca è eccezionale. Sempre l'uomo dell'estate, che c'è anche l'uomo della Pepsi, Anche la voce della birra. c'è anche l'uomo della birra, sembra una famiglia di alcolisti. Pappardelle, ecco, adesso Luciano ha deciso che le pappardelle rientrano negli alimenti che dobbiamo avere per forza, come la Manzodin e I cos'è? fagioli E i di fagioli di Bud Spencer. Spencer. Adesso abbiamo i piatti obbligati. Come la cucina la deve ricomprare. Il giorno dopo la ricompra. Via. Ovito. Ecco, comprare le uova adesso è diventato per me un gioco alla roulette perché devo cercare di guardare il numeretto. Ricordiamo le nostre amiche. Primo numerino impresso su ogni uovo deve essere uno zero. Se volete uova realmente bio di galline realmente allevate a terra che mangiano bio. Queste oggi erano in offerta e il primo numero seriale dell'ovino è lo 0. Non le ho aperte tutte, ma grazie al cielo c'era un uovo che era girato dalla parte giusta e sono riuscita a vedere
Eccolo qua, Ovito è il primo numero della serie, chissà se ve lo metterà a fuoco, Colca, va bene, comunque è uno 0, questo deve essere uno 0. Più è alto il numero, più le galline sono allevate in modo intensivo e mangiano schifezzuole. Dico bene, amore? Dici benissimo. Perfetto. Quindi galline bio, allevate a terra, eccetera. Panna cotta al caramello. Madonna, questa la stiamo trasformando proprio in una cosa sublime. L'altro giorno ciotolina, una panna cotta, panna montata da lui sopra e sciroppo di caramello. Totale 6 milioni di calorie. No, ma una cosa, un delirio, veramente. Panna. Per cucinare, per però. Per cucinare. Eccoli qua, immancabili i fagioli di Bud Spencer. Dopo vi faccio vedere che cosa gli ho regalato, comprato dai cinesi, per rendere la sua experience la sua una fagiolata experience. La sua fagioli experience. La fagioli experience. No, fagioli, la fagioli experience, ok? Perché qui, capite, cioè, c'è il cucchiaio di legno, quindi vi devo illustrare e vi devo anche istruire su questa storia. C'è un profumo buonissimo, è molto grosso, 3 euro, poco perché stavano in offerta. Pesa tanto. Questa la dico io. Allora, ho comprato la panna fresca. Perché l'altra sera l'ho fatta, non mi ha entusiasmato. Ma quella che era buona. Niente in confronto a quello niente, che penso. In confronto a quel che potrebbe ancora fare. Potrei fare. Perché la panna non era eccezionale, questa invece è quella fresca. Questa è della centrale del latte di Roma ed è quella fresca. È quella fresca e comunque, anche se è fresca, comunque scade il 20. Quindi 20 agosto. Lui è l'uomo del frullino, cioè tanto io odio tutto quello che in cucina è tecnologico. Sapete? Sono donne che vanno giustamente in visibilio perché è una passione, quindi giustamente in visibilio per... com'è che si chiama? La planetaria? La planetaria lo fa tutto. Quei robot meravigliosi. Io come vedo una cosa del genere comincio a diffidare. Già spavento il libretto. Però voglio dire, no, ma in casa dove fa un po' di panna? Ma che ne so, io faccio la compro pronta. Ma stra... no! Faccio tutto questa velocemente. Viene buonissima. Lo so, amore. E stavolta il caffè lo faccio io. Va bene. Col ghiaccio che abbiamo comprato. Io mi lascio ingrassare felicemente da te. Basta che non mi fai usare queste cose elettriche che mi ha regalato per il mio compleanno un cavalletto per il cellulare che si può sia tenere in mano sia appoggiare ed è tutto un fregno che bisogna scaricare un'app sul cellulare, dargli le imposte. Praticamente è un affare che se io mi muovo mi segue come fosse una telecamera orientabile. Una regia di che dietro c'è qualcuno. Ci credete che dal 25 maggio l'abbiamo aperto solo una volta per vedere com'era? Io che me lo guardavo così e gli ho detto: ma ridallo indietro, mi prendi un'altra cosa. Io ho il terrore. Prima o poi dovrò trovare il coraggio di imparare a utilizzare quell'affare perché ha 10 milioni di funzioni. E a me, guarda, mi puoi far fare qualunque cosa, ma le cose elettroniche mi terrorizzano. Rigorosamente salati in superficie, doppio pacco in offerta speciale, icnusa al limone, guarda che fra un po' io non c'entro più, questa è la mia Coca Zero, e i ghiaccioletti della Dolphin, tipo polaretti, però senso freddo, e abbiamo scelto questi perché, anche se costavano quello agli altri, hanno dei gusti più buoni, non sono i soliti arancia, menta, le solite cose, ma sono ananas, mango, arancia rossa con zenzero, mirtillo e miele. Sono buonissimi, vero? E dureranno pochissimo. Oddio, io non l'ho assaggiati, però penso di sì. Infatti, perché dureranno pochissimo, poveretto, non l'ha manco assaggiati. Abbiamo deciso che qualcosa andrà nascosto nel garage, nel freezer del garage, perché i nostri figli sono pericolosi. Ah, la roba alimentare è finita. Vai, andiamo con i cinesi allora. Sacco di impicci, sacco di... Allora, questo l'ho comprato nuovo per il bagno di Luciano, perché lui ne ha uno ugualmente nero in ceramica che si è tutto venato, crepato, rotto. Questo è in plastica, ora è molto carino questo inserto in legno e poi ha un pop un pochino più generoso. Quell'altro tuo non lascia niente, non mi piace. I croccantini per i micui, stavolta gli ho comprato quelli junior che sono un pochino più appetitosetti, in cui sono più gustosi e a loro piacciono di più.
sempre per i mici, ho preso della Shiba delle monoporzioni più piccole del solito, perché ho visto che la monoporzione classica Celia non riesce assolutamente a mangiarne neanche metà. Le altre gatte insieme a Celia se la smangiucchiano, alla fine però avanza. Vuol dire che non devono mangiarne così tanto, anche perché fa caldo e soprattutto non tutti i giorni, per cui ho deciso, se saprisse, fai tu amore che con le unghie non riesco, sii gentile, ok, ho deciso di comprare queste vaschette monoporzione che si dividono in due, sono veramente dei lingottini piccoli, per cui l'assaggino va bene, sono 6 lingottini e costavano 2,20 euro. Quindi se uno gliene dà uno al giorno, sono 6 giorni, poi Shiba comunque è una buona marca. E ho preferito fare così, almeno per ora che fa caldo e vedo che mangiano molto meno. Soprattutto l'umido lo mangiano meno. Questo è un Cif Ultra Muffa che ho preso per la doccia di Luciano, che purtroppo è un luogo dove molto facilmente si deposita un pochino di nero, per cui è un trattamento che faremo con molta molta regolarità. Attenzione, mi butto su quel bagno. Vuole rifar bagno. Va bene, questi sono i sottopiedini che abbiamo preso, i feltrini per le sedie nuove, perché hanno il loro gommino, ma è un gommino di plastica dura, quindi sono rumorose, e per amore ad Anna e Pino che stanno di sotto monteremo questi, perché non ci sembra carino che facciano questo rumore. Questo è aggrappante. Ah, ecco, queste sono le vernici, sempre un po' per i muri del bagno, lì dove ci sono magari piccole macchie di muffa. Ne abbiamo già sbiancate con la varecchina, ma con la candeggina, ma abbiamo comprato delle vernici che sono una aggrappante, una proprio bianco e anche molto protettivo, oltre che chiaramente bello. Il vetrino per il cellulare di Luciano, che ne compriamo uno ogni 10 giorni perché lo rompe regolarmente. Questo cos'è? Nastro isolante. Nastro isolante nero, non chiedo, robe da maschi. L'ha preso per il ventilatore, robe da maschi. Ecco il regalino che ti ha fatto l'amore tuo. E poi dicono che non ti voglio bene. Già ho capito tutto. Cosa? Quello che, perché l'hai fatto. Perché l'ho fatto? Per i fagioli. Per i fagioli, è giusto, la Fagioli Experience. Ti ho comprato una bellissima ciotoletta di legno e un cucchiaio di legno, così lui fa la Fagioli Experience come piace a lui. Chi è? Modello Bud Spencer, va bene amore? Sei contento? Aia. Devo dire che questa ciotola è bellissima, costa infatti un occhio di testa, solo questa 6,90 euro. 6 euro, madonna, che ti ho trattato con molto bellissimo amore. Questo pure non costava poco, però è più grezzo, più opaco, però non c'era altro, quindi li ho un po' abbinati come veniva, dai, il cucchiaio è un po' più chiaro. C'è scritto che serve per fare la Fagioli Experience? No, non c'è scritto. Non ce l'hanno voluto scrivere. Rotolone per la cucina, questi proprio come l'acqua se ne vanno. E questi pure se ne vanno come l'acqua. Carta da sederino, 2 confezioni. Questa stava 2,49 in offerta, carta molto vera, cioè sono rotoli di vera carta, nel senso che non c'è aria, sono proprio compattoni. Relaxing Zen. Sì, ho preso il ricambio dello spruzzino che noi abbiamo in salotto, che in automatico ogni 18 minuti fa una spruzzata. Compro questa marca che i cinesi vendono a 1,29 euro, Air Fresh, ed ha la stessa identica altezza di quelli della Glade, che è la marca originale che andrebbe dentro al distributore originale, però ci va bene, funziona regolarmente e ho risparmiato più di 2 euro perché sì, costano un botto. Uguali, buono l'odore. Ho preso Relaxing Zen, sì, un profumo molto infiorito. Questo sempre per profumare, io ho un diffusore di vapore profumato dove dentro ci va dell'acqua e delle goccioline, poi lo attaccate, fa le luci colorate e fa il vapore profumato. Ho trovato mora e frutti rossi, che è una cosa eccezionale, verrebbe da berlo, quindi non vedo l'ora di provarlo. 1 euro costa quello. Poi ho comprato delle mini size, dammele tutte, grazie amore, per Giona, che fra qualche giorno va in vacanza 9 giorni con suo padre, quindi Listerine, il suo colluttore preferito, un dentifricio Marvis alla menta, doccia shampoo intesa, che è quello che gli piace, e deodorante della stessa linea, che è quello che gli piace. Quindi lui ha la sua bella pochettina da viaggio e avrà i suoi prodotti cosmetici insieme al rasoio e a mille altre cose. Questo l'hai comprato tu, e beh, per il WC, lo schiumogeno disinfettante profumante per il WC.
Mi manca qualcosa. No, io. Vero? Questo è un portascope da attaccare al muro che metteremo in terrazzo perché abbiamo comunque... Abbiamo le scope che stanno dappertutto. Tra scope e scopettoni, poi oggi cose, cade, vento, vuole l'attaccascope. Pile Duracell. Tra l'altro dai cinesi, poiché esiste una tessera raccogli punti, a me mancava un bollino da 25 euro e con tutta questa spesa ci hanno timbrato, scalato 25 euro dal conto e dato una tessera nuova con già altri due bollini, perché il totale era 100 euro, con lo sconto bollino 75, quindi 25 euro di questa roba sono gratis, che bella parola. Ajax per il bagno, splendente, disinfettante, schiumogeno, anticalcare, con lo spruzzo io faccio tutto, vasca sanitari eccetera. Questa è l'altra confezione di carta igienica. Questa è una tinta per capelli, volevo prendere Bioscalin ma la vendono solo in alcune farmacie, non dovunque, e per non arrivare fino a Fiano Romano ho preso Excellence dell'Oreal, con cui mi sono sempre trovata molto bene, per carità, costa anche un po' meno di Bioscalin. Ovviamente devo fare solo 2 cm, quindi sono molto attenta a non toccare le mesh che mi ha fatto il parrucchiere, ed è ora, è arrivata l'ora, perché ho un bel 1,5 cm d'argento visibile. Castano chiaro è il mio colore. Ho notato che quando sta per arrivare agosto pensiamo sempre un po' alla casa. Ci fatto sì, caso? Quando sta per arrivare il momento delle ferie ci viene voglia di rinnovare un po' la casa. Abbiamo cominciato con i copri cuscini del divano, poi i cuscini, poi il copri piumino che avete già visto da Ikea, il tavolo nuovo e oggi tende da mettere nel salotto rosa come i copri cuscini. Con questo disegno argentato che è bellissimo. Leviamo quelle due tendine tristi bianche che ci stanno e metto la tenda unica, che con questi anelli sarà facilissimo poi aprire, richiudere. Mi piace da morire perché lì c'è pure una parte di muro rosso e a me il connubio rosso più rosa piace assai. Mi piace da morire rosso più rosa, è una cosa mia però. Guardate che belle queste. Per noi e i nostri figlioli abbiamo preso dei sottopiatti, delle tovagliette all'americana per non mettere la tovaglia. Il tavolo, come sapete, è grigio, è un materiale che regge benissimo lo sporco, si può tranquillamente lavare e schiumare perché non è un legno ma è una specie di formica molto molto resistente. Ma non si sporca. Non si sporca, abbiamo comprato, sono d'argento, non so se riuscite a vederne la luminosità, è proprio argento laminato. Ma sono bellissimi perché sono tipo gommati, vedete? Quindi al di là del fatto che se c'è una goccia d'olio andrà a finire sul tavolo perché ci stanno i buchi, ma noi laviamo sempre, ma soprattutto sono lavabili queste, non si rovinano, possono essere tranquillamente insaponate, risciacquate, quindi le abbiamo prese per apparecchiare in modo carino, abbiamo prese 4 perché 3 siamo sempre, Fabrizio è quello che più di tutti sta insieme a noi, quindi 4. Poi se ci abbiamo più ospiti mettiamo la tovaglia ovviamente, anche perché sennò con questi padelloni non c'entriamo più di 4 su quel tavolo. Poi, è il momento mutanda ragazzi, il festival della mutanda. Posso mostrare o ti vergogni? Questo è il segno. Questo è il segno, quindi va bene. Giona, ho preso un tripack di boxer, noi in casa si usa solo boxer, non si usa mutandina per i maschi, mutandina classica, ma solo boxer elasticizzati, quindi ho preso un tripack di rifornimento perché qui lavi, mancano sempre mutande, è tutta una corsa per lavare queste mutande. Quindi, visto che anche in partenza il mio figliolo, lo rifornisco e stiamo a posto. Io è inutile, non faccio testo perché al di là di qualche sporadico perizoma da mettere in casi particolari in cui magari c'è un pantalone di un certo tipo, un abito di un certo tipo, io oramai sono quella abitué della mutanda nera della Giadea, ne ho comprate 20 paia tutte uguali, sono molto abitudinaria, per cui per tutti i giorni ho 20 mutande nere, di bianche ne avevo pochine, ne ho presa una di rinforzo, vi faccio vedere qual è il modello Giadea che uso così non dovete vedermelo addosso. Sembra un mutandone della nonna, ma vi garantisco che indossato è veramente molto bello. Bello perché c'è il pizzo, bello perché vi sentite comunque protette. Io non indosso robe a vita bassa, sono una persona abbastanza ordinaria, per cui è un modello di mutandina che mi fa sentire tanto tanto comfort. Poi,
Io per i zoma le cose più carine ce le ho, ma certo, non le metto di oltre giorno. Per i zoma c'è pure le mutande di nonna Abelarda? Di nonna Abelarda, sì, è vero. Vai. Sono quelle di microfibra che fanno tipo mezza coscetta per non strusciare con l'interno coscia quando porti i vestiti, perché io ho le cicce lì, ho le ciccette lardosette e quindi struscia poi mi pizzica, certo, mi fa vescicare le mutande di nonna Abelarda. Manca soldino. Diciamo che se voglio la mutandina, quella bellina sexy, ce le ho. Però io per tutti i giorni sul bianco metto il bianco, sullo scuro metto il nero e sul color beige, che ho molti pantaloni di lino beige, che come sapete traspaiono anche, ovviamente non metterò il perizoma, ma metterò uno slip beige in modo tale che sulla parte del sederino il color carne, con sopra il color carne, non fa notare nulla e dà una coprenza. Mi sembra che sei smutandata. Sembro smutandata, sì. Comunque sono veramente comode, ragazze. Sono della Giadea e costano... Quanto costavano? 3,50 euro l'una. E vi dico che solo da quei cinesi le trovo. Poi magari ci saranno ovviamente altri... 3,90, scusate. Ci saranno altri punti vendita, ma è un modello che non trovo sempre. Ed è lo slip 742 per chi volesse ordinare da qualche parte su giadea.com, vedete un po', 742 è il modello dello slip. Ho una fornitura di mutande infinita, manchi tu, amore? Ecco. Mancano le mutande del capofamiglia, che io riconosco poi da quelle di Giona in modo strepitoso, sono veramente un po' brava a riconoscerle, le mutande, bravo. Allora, abbiamo preso questa Nottingham molto bella, nera con riga gialla. Poi abbiamo preso una duplicato, perché gli sono piaciute proprio tanto, ha detto no, dammene due di queste nere che ci piacciono. Ah, non è uguale, c'è l'elastico diverso, vedete? Eccole, sono diverse. Sono nere entrambe, ma questa è tutta nera con la riga sopra e questa ha le righe nere davanti, nella zona... privata, diciamo così. Ah, una zona dove c'è divieto di calcio. Zona divieto d'accesso. E poi blu navy, molto belli anche questi, righe rosse sulla zona e queste due V. Navigare, questa è la marca Navigare, quindi sono. E lui chiaramente tra le lavatrici, stendi al sole, metti rileva, comunque sia ci si cambia anche due volte al giorno, alla fine gli elastici dopo un anno o due cominciano a fare quell'effetto un po' sbrindellato, non so come dire, effetto curvy, e quindi due si sono rovinati e li buttiamo oggi stesso, e in più ce n'hai un altro di riserva, quindi ora si lavano e si mettono a posto, casca tutto. E poi due casse di Sant'Anna. Due casse di Sant'Anna. Tutto quanto così, a posto, avete visto tutto, adesso però vi dobbiamo proprio salutare perché tra un'ora e un quarto dobbiamo uscire a recuperare la figliolanza, quindi dobbiamo mettere tutto a posto e mangiare qualcosa, sennò io ci rimango secca oggi. Vi diamo un grande bacio, brutto ceffo, vieni a salutare. Vuoi dire qualcosa? No, che cosa devo dire? Non devi dire nulla? No, che vabbè, devo dire? Lo spazio te lo lascio, non devo dire niente. Ragazze, un grande bacio, ci rivediamo nei prossimi giorni e buon agosto, visto che è iniziato agosto. Buone ferie a chi sta in ferie o andrà in prossimità, sta in prossimità delle ferie, e buon lavoro a chi ai noi ancora deve lavorare come me una settimana, oppure è già rientrato. Noi andiamo in ferie il 10, nel senso che chiudiamo la sua officina, ma io lavorerò comunque e comunque saremo anche molto a casa, poi qualcuno ci ha invitato, se non andremo, poi andremo in piscina, terme, faremo un po' di cosette così, ci muoviamo un po', sia da soli che con i figli. Un bacio grande, salutone. Ciao.